Buongiorno, stamattina siamo di nuovo in periferia, siamo in via Luigi Sebastiani, una strada stretta che l'incuria di certi proprietari rende ancora più stretta, se vogliamo. Siamo stati chiamati da un cittadino che è molto preoccupato per la sicurezza di questa strada, ma senza perdere tempo facciamoci descrivere la situazione direttamente da lui. Allora, non so se devo chiederlo al sindaco o a chi, no. Stiamo semplicemente chiedendo di mettere praticamente questa strada in sicurezza. Abbiamo chiesto dei dossi per rallentare le macchine che a forte velocità sfrecciano praticamente su questa strada, no? E ogni volta che uno esce dal cancello rischia puntualmente e quotidianamente la pelle, come si dice. Ma da quanto tempo avete chiesto questi dossi? Allora, i dossi sono stati richiesti, no? Con un protocollo 22500 il 6 luglio 2009. Quindi è ormai un anno che questa richiesta giace inevasa. E che altro c'è poi? A questa risposta non, comunque, a parte elevata, non sono intervenuti. Poi, tra l'altra cosa, questa strada è priva di illuminazione. L'illuminazione termina praticamente al di là del dosso. Quindi la notte è terra di frontiera. Come dico io, noi siamo figli di un dio minore, perché purtroppo, anche se paghiamo le tasse, no? Siamo considerati nulla. Cittadini di serie B? No, ma neanche di serie B, ormai di serie C. E con le fogne come state? Con le fogne non esistono, fognature non esistono in questo gas, praticamente ognuno si serve col bombolone. Come vedo campagna. Cantieri dappertutto, anche 200 metri più indietro ho visto un cantiere. Non lo so, questi come, non sta a me interessarmi, questa è l'amministrazione che dovrebbe vedere se tutto sta a posto, non mi interessa. Io ho chiesto semplicemente, perché la strada è quella che è, no? La sicurezza. Non stavo chiedendo nulla di eccezione, neanche la luna ho chiesto, perché forse l'avrei ottenuta. Ho chiesto semplicemente per sicurezza, no? 4 dossi. Basta. Benissimo, noi raccogliamo queste rimostranze e le inoltreremo al nostro sindaco, che è attento alla periferia. Dice di essere attento alla periferia. Probabilmente. Anzi. Anche questa situazione fa parte dell'eredità del Ducegno meraviglioso. E povero Stefano. Un'ultima cosa. Prego. Adesso sono terminate le scuole e quindi questa strada è transitata da bambini che in bicicletta la percorrono a rischio e pericolo. Pertanto ognuno poi si assumerà le responsabilità, perché purtroppo i bambini non puoi dirgli non passare, no? Certo. Quando le macchine sfrecciano ad alta velocità. Poi, che posso dire? Di più non posso dire. Io ho chiesto semplicemente, ti ho detto, un po' di sicurezza. Poi se me la vogliono dare la danno, se no ognuno risponderà poi. Se eventualmente succede qualcosa, ne sei di opportuno. Via Luigi Sebastiani, l'abbiamo messa nel mirino.